Uela ragazzi, ciao a tutte le nicchie, bentornati qua su Fishing North Atlantic. Ragazzi, come sempre vi vado a ricordare per prima cosa che in descrizione ci trovate il link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. In descrizione ci trovate i miei canali social. Ultima cosa, se vi iscrivete al mio canale YouTube vi dico grazie e mi raccomando attivate anche la campanellina per le notifiche, altrimenti ogni qualvolta carico un nuovo video non ricevete nessuna notifica. Dunque ragazzi, oggi dobbiamo andare a fare un paio di cosette, un paio di acquisti con questa nostra nuova nave. Allora, innanzitutto ragazzi andiamo a comprare carburante, riparare lo scafo che era un po' danneggiato. Andiamo anche a mettere un bel motore da 90.000 euro. Andiamo anche a mettere un bel proiettore buono, 100.000 euro se ne sono andati. Andiamo ad assumere l'equipaggio, voglio l'equipaggio migliore che c'è. Quindi vado a prendere 43.000 euro e vediamo 48.000. Ok, due tizi ce li abbiamo. Sì. Dopodiché possiamo pescare volendo anche in altri... Possiamo pescare anche in modi diversi, no? Allora, questo è l'astice, ma lo sappiamo già. Poi c'è bolentino di profondità e reti. Ora le reti, bolentino, servono per pescare, diciamo, altri tipi di pesci. Mi pare che col bolentino, tipo, si può pescare il pesce spada e un altro pesce che non ricordo. Però c'è un problema, che il pesce spada non è in periodo, non è il periodo giusto. Quindi dobbiamo anche stare attenti a quello che vogliamo pescare. Secondo me l'ideale è vedere cosa paga di più in questo periodo e soprattutto se è pescabile. Quello che paga di più probabilmente, beh, il tonno, ma il tonno non mi pare in periodo. Anche mi pare che il tonno è l'altro, tonno e pesce spada mi pare col bolentino. Devo vedere se il tonno è pescabile in questo periodo dell'anno. Solo che qua hanno messo in inglese. Ora, tonno in inglese, come si chiama? Tuna, mi pare, sì, sicuro. Ma noi siamo ad aprile. Ad aprile si può... no, ad aprile non si pesca un cavolo. Ad aprile ci stanno le astici, il pollock, redfish. Vabbè, che quali so poi. Vabbè, redfish sarà lo scorfano e l'altro sicuro che è il merlano. Tutto l'anno merlano. Ah vabbè, qua è scritto pure fino a marzo, fino a ottobre, però da agosto, da giugno. Ma ancora siamo ad aprile, luglio, novembre, da novembre, da giugno, dal primo maggio. Credo che il prossimo sarà lo sgombro, ma non siamo ancora in periodo. Da maggio, difatti, lo sgombro comincia da maggio. Qua sgombro deve essere questo. Quindi siamo limitati. Siamo limitati sempre a merlano e scorfano. Allora, non lo so se con la rete possiamo pescare. Vabbè, basta, ma non è difficile capirlo. Devo andare, mi pare, equipaggiamento, reti, acquista, tutorial, no. Ok, quindi questo è pescare con la rete. Andiamo a vedere l'attrezzatura da pesca, la devo comprare. Vabbè, non mi va di spendere tanti soldi. Famo così. Ah, tutto qua. E con la rete che cosa pesco? Non ho la più pallida idea. Le compro tutte. E il fatto quello è... Io so che col bolentino sicuro tonno e pesce spada. Ma non è periodo. Le astici non mi interessano. Quindi attualmente equipaggiato pesca con reti. Ma la rete non lo so cosa mi dà. Sinceramente. È quello che mi spaventa. Forse mi conviene fare il tutorial allora. Facciamo il tutorial della rete. Famolo. Sì. Famo il tutorial che acquista 3 reti da pesca da 75. Vabbè. Sì, è meglio, raga, non vorrei sbagliare. Almeno vediamo cosa si pesca. Attrezzatura, acquista reti, 3 reti da 75. Ma non me le fa a comprare. Perché so pieno. Devo vendere un paio di reti.
Va bene. Pesca con reti. Ah, ok, le puoi usare più volte finché non sono danneggiate. Ok. Esci dal porto. Gli operai ce li abbiamo. Ah, durante il tutorial mi sa che questi non li posso usare. Oh, ma io non... Oh, ma non si vede niente davanti, cacchio. Non so manco se faccio danni qua, non si capisce niente. C'è troppo buio. Vabbè, basta. Allora, devo andare lì? Pareva. Dimmi che ho fatto danno. Ste barche del piffero sempre in mezzo alle balle. Ci stanno sempre barche che non fanno niente nella vita. Levatevi! Oh, ma non si vede niente. Ci credo che i fari sono importanti. Non i fari della macchina, eh. Lì c'è qualcosa. Ma lo posso segnare, tipo... Lì c'è qualcosa. Vabbè. Oh, facciamo passare un attimo il... Mettiamo giorno perché io mi sono rotto. Qua non si vede niente. Diciamo ore 16 andrà bene. Così poi facendo passare 20 ore sarà ancora giorno. Che cos'è quella roba là sotto? Barca, ok. E alla fine Merlani, vedi? Merlani, siamo qui per i Merlani, va. Allora segniamolo comunque che qua ci stanno i Merlani. Così la prossima volta. Se ci sono ancora. Ora che hai raggiunto l'area, prepara la prima rete. Allora, sì, mo la preparo. Beh, quale? Queste sono da 75, questa è da 120. Allora, 70, per ora 75 per il tutorial. Da dove si getta? Da qua, mi pare. Non mi ricordo da dove si butta. Posizione secchio con le reti vicino al verricello. Ah, questo. Interagisci col verricello per calare la pesca. Ah, così. Ah, molto semplice. Per calare con successo la rete, mantieni il segnalino al centro. Ah, ho capito, Madonna. Smetti di calare, no? Ok, devo andare sempre dritto, eh. Se no, me la piglio in quel posto. Adesso che hai calato la tua prima rete, dovrai aspettare almeno 4 ore prima di poterla ritirare. Ah! Ah! Ok, 4 ore. Quindi mo è notte. No, notte non è, per fortuna. Ok. Vabbè, ho già capito, va. Quindi 4 ore. Mazza, quindi aspetta, sai cosa? Significa, vabbè, che in una giornata peschi spesso, 4 ore. Però chiaramente però devi calare un botto di reti, eh. E la vera difficoltà, sapete qual è? La vera difficoltà poi è che le reti ritirare ed è veramente difficile. No, secondo me, raga, conviene il palamito. Perché il palamito ne cali 2-3 e fai il pieno. Ne raccogli 2-3. Qui devi caricarne 30. Sono tanti. Caricare 30 reti, raga. Oh, è veramente tanta roba. Secondo me, conviene sempre il palamito. Che è più facile. Mi serve un altro membro dell'equipaggio che ti aiuti. Questo non me l'aveva detto nessuno. Ok, meno male che ce l'ho qualcuno che mi aiuta. No? Sì. Chi è più bravo a recuperare la rete? Recupero rete. Tu hai 12 punti. Tu?
Uguale, ok. Indifferente. Mo abbiamo un operaio che si occupa di ritirare la rete. Non so il perché. Aspetta, ma scusa, hai bisogno di uno, ma ci sto io qua? Vabbè. L'area rossa? Ah, dobbiamo essere in due qua, ho capito. Oh madonna, ho capito. Sì, è peggio di quell'altro. Madonna, un altro minigioco di cervellante. Mamma mia. Ma quanti so? 15? Parecchi. Però vediamo quanti ne pesco. Questa è la rete piccola oltretutto, corta. Questa è la rete corta oltretutto. Una sola rete poi. Mamma mia, io preferivo che quel coso rimaneva sullo schermo che vederlo apparire all'ultimo. 6 tonnellate e 8. Però, caspita, di a verità, no, si pesca bene. Se butto quello quello più lungo, penso che ne bastano 4. Quindi ne ho comprati un botto per niente, forse. Comunque, non è male. Vai al piano di eviscerazione e interagisci. Cioè, quello classico, ok, allora. Vabbè, ma so come funziona l'eviscerazione, eh. Quella la so. Ora poi ci metto gli operai a fare questa parte. Ok. Qua ce n'è 13. Saranno... beh, saranno altre 7 tonnellate. Ottimo. Ok, abbiamo fatto 4 tonnellate e 5. Prova nuovamente ad eviscerare il pesce. Sì, ma lo so fare. L'eviscerazione alza il prezzo del pesce, questo lo sapevamo. E sopra le 2 stelle è sempre meglio del pesce non eviscerato. Sotto le 2 stelle era meglio non eviscerato. Ma con abbastanza facilità posso fare 4 stelle. Ovviamente il coltello non è quello originale, cioè è un coltello che ho comprato a parte, perché quello che danno di base non fa fare più di 3 stelle e mezzo, mi pare. Questo è il miglior coltello del gioco. Ok, congratulazioni. Dirigiti. Vabbè, devo andare a vendere, va. Devo andare a vendere. Bene, vediamo quanti soldi ci danno. E poi si va a pescare per cavoli nostri. Ah, ok. Sì, voglio vendere il pesce. Devo pagare gli operai anche se quasi non hanno fatto niente. 5.000...
Ammazza, però abbiamo fatto 100.000 euro, wey, con così poco. E il tutorial l'abbiamo finito. Allora, semplicemente possiamo tornare a pescare. Tanto c'ho un mucchio di reti pronte, non devo spendere altri soldi. Abbiamo una tonnellata di reti buone. Direi. Oh, direi che due reti di quelle grandi dovrebbero bastarmi. Più o meno. Due, massimo tre. Massimo tre reti. Direi che torniamo ovviamente qua. Sperando che ci sono ancora i pesci di prima. Ma mi pare di sentire. Ah, i gabbiani, eccoli là. Allora, potrei mettere. Aspetta. Ora gli operai li possiamo gestire meglio in No! Aspetta, c'è un problema. Caspita, mi sono dimenticato una cosa importante. Torna al porto. Mi sono dimenticato una cosa mega importante. Allora, innanzitutto manutenzione, carburante, riparascafo. Mi sono dimenticato di montare l'evisceratore quello buono. Ora va bene. Ok, mo abbiamo l'evisceratore quello buono. Allora, cucina, prepara attrezzatura, ripara. Prepara attrezzatura, recupero. Potrei mettere uno a cucinare. Cucina 4. Cucina 8. Cucinare in pratica permette alle persone di mangiare e tornare in salute, cioè recuperare la fatica prima, va? Quindi lasciamo sto tizio a cucinare intanto. Bene, lui sta cucinando. I gabbiani dove stanno? Ma c'è da dire che mo qua tra poco mi tocca pescare di notte però. Non mi va di pescare di notte. Facciamo saltare 5 ore, così questo si stanca e se ne va a riposare, perfetto. Ma aspettiamo un attimo che lui va a riposare. Ma mi ha cucinato abbastanza? Sì, ha cucinato a sufficienza. Lasciamolo riposare. Allora, passiamo alle ore 7 del mattino successivo. Non va bene, ancora troppo al buio. 9, meglio. Allora, ce ne sta pesce qua? Ma penso di sì. Pilota automatico. Allora, qualcuno a lavorare col 120. Prepara la rete. Recupero, volentino, recupero. Recupero, innesco della massa. Mi sembra che è indifferente. Prepara l'attrezzatura. Ci metto l'operaio a calare le reti. Cala. Beh, in teoria col pilota automatico problemi non ce ne dovrebbero essere. Prepara la prossima attrezzatura. C'è il pilota automatico, non devo fare niente, andrà sempre dritta la barca. La rete, come potete notare, la sta mettendo. Ok, aspettiamo un attimo che mo buttiamo l'altra rete.
Tempo che ci allontaniamo un po', vai. Penso che con tre reti facciamo il pieno. Prepara l'ultima rete. In teoria non c'è altro da fare, lo posso mandare a riposare. Perché in teoria la rete poi la calo io da qua. Ok, la prossima rete la calo io. Allora, veniamo, vai. Ultima rete. Dopodiché ha detto dobbiamo far passare 4 ore. E meno male che ho fatto il tutorial, sennò col cavolo che sapevo delle 4 ore. Sarei andato avanti di 20 ore. Ok, siamo all'incirca a metà strada. Questa è quasi andata. Ultimi 20 metri. Ok. Andiamo a togliere il pilota automatico. Ok, andiamo a far passare 4 ore. Ma sicuro che è 4 ore. A me non mi sembrano blu. Ma era 4 ore. Diceva mi pare 4 ore, però a me pare che blu non è. Fammo passare altre 4 ore. Ma... Non sto a capire. Non diceva che erano 4 ore l'attesa. Aspetta, wiki, generale, tipi di pesca, e no, esca non è esca, o mi pare che, non mi ricordo. Zona pesca con reti. Rosso, scarso, giallo, scarso, verde, risultato medio, blu, miglior risultato. Allora non va bene, perché è rosso, non ce n'è pesci. Giallo, quindi quasi buono. Blu. Miglior risultato. Allora, voi due, recupero della rete. Tutti e due. Oh, ma non si vede niente. C'è un po' di buio. Sbagliato tasto. Qual è il tasto per... non mi ricordo. Quello per i propulsori laterali, ma... Mi pare che la rete è quella. Ok, vediamo loro se sono buoni. Proviamoli. Male che va, se sono scarsi, che si pesca poco con loro, devo fare io. Ok, intanto che loro... Aspetta, ma io devo stare fermo. Fermo mentre hanno già fatto... Quanto? 864 kg di pesce? Allora, belli mia, no? Così non è possibile. Troppo poco, 800 kg, e che? Fai una cosa, tu ti metti a eviscerare, come se levamo?
Tu te metti a eviscerare. Stai scherzando, 800 kg. Proprio lo schifo dello schifo. Più magra di così non mi poteva andare. No, eccola là l'altra boa, si vede a malapena. La vedo proprio a malapena. Ci siamo. Ma vediamo io quando ne prendo di pesce. Ah no, è vero, non ce n'è pesce. Ah, che schifo. Ma come? No, ci siamo venuti a pescare prima. Qua era abbondante, mo non c'è un cavolo. Ma davvero? No, vabbè, ma e dire che è pure blu. Vabbè, ma già si era capito, perché lui aveva detto 4 ore devi aspettare, no? Ma 4 ore non c'era niente. Però è strano. Cioè, caspita, guarda qua il sonar. Mi dice che è pieno di pesce, eppure non pesco niente. Ma com'è possibile? Ma raga, ma non è strano? Che vedi? Che dite voi? Ho pescato meglio col tutorial che... Ma a finire che mi butta a palamito. Di nuovo, almeno. Più o meno so che pesco. Ma così è strano. A sto punto rimettiamoci l'operaio qua. Lavoriamo, lavoriamo, mi raccomando. Lavoriamo, così vi voglio. Avviciniamoci a sta boa. Ancora un po', ok. Sarà un altro schifo, eh. Ah, forse che qua c'era un po' di pesce in più invece, va. Qua c'era qualcosina di più. Qua l'ho capito. Qui un po' di pesce per fortuna c'era. Ma quanto? 3 tonnellate e 7, anzi. Va bene, allora voi due andate a eviscerare. Andiamo a vedere sti due come lavorano. Lavoriamo, ah, lavoriamo. Allora, che cosa abbiamo pescato comunque noi? Pesce fresco, pesce eviscerato. Eglefino merluzzo, non lo so, sempre quello sarà. Vabbè, andiamo a vendere direttamente qua, raga, e tanti saluti, dai. È inutile che metto a girare i porti per pochissimo pesce. Allora, pesce eviscerato tutto intanto che tornavamo. Adesso mandiamo sti due a riposare, che sono stanchi. Anzi, 33.000. Meglio di niente. Vabbè. Ragazzi, dunque, io concludo il gameplay, che ahimè oggi ho un po' meno tempo. E così intanto mi date un po' qualche suggerimento, se volete. È andata bene col tutorial. Anzi, meno male che l'ho fatto. Ma comunque, ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. Ciao, alla prossima, ragazzi.